È fantastico, Doc. Siamo di nuovo in pista. Sì, almeno finché il sindaco non saprà del nostro piccolo incidente. Posso contare su di te per domani? Assolutamente. Andrà alla grande. E noi cambieremo il mondo, Doc. Mi accontento di non appiccare altri incendi. A domani, Peter. Sarà un gran giorno. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Cari ragazzi, ho sbloccato un bel po' di cose anche riguardo alla mappa, qualche abilità così, però purtroppo niente di che, ma perché devo fare comunque un bel po' di cose. Intendo prova di missioni secondarie. Buonanotte. Comunque, mi sto dirigendo alla prossima missione. Ah, ok, si stava mettendo i vestiti. Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Tutto a posto? Sta bevendo caffè, eh? Vabbè, insomma, dobbiamo andare da sto signor Lee. Ma il signor Lee dove si trova? Lì o qui? Ma quello che sta giù è un ufficio? Perché appunto devo sentire il signor Lee. Che si trova qui. Salve signor Lee. Ti trovi qui? Ehi hey, Martin, scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. Preparativi. Ah, comunque io sono arrivato in ritardo. Mia zietta perché preferita. Purtroppo Peter, non riuscirò a trovare. Che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, 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 non intendevo quello. Insomma, sono qui per per volare. Volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter. Sei nei guai, forse? Ti servono soldi? No, no, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme. Lei è unica. È vero, ma i vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow! Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmi? In questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ti ringrazio molto per questo. Come se la fregano però la torta, poter fare di più. Beh, yeah, dice sempre chi aiuta tot. Qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Telefono. Oh, devo scappare. E a me invece squilla il joystick. L'ho apprezzato davvero tanto. Simpatico il ragazzone. Un messaggio vocale di Yuri. Meglio ascoltarlo fuori. Ok cari ragazzi, io direi che con questa puntata, dopo aver sentito questa... È scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare, con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita? Che ridere! Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Peter, non ti ho più visto alla festa. Sì, sono andato in laboratorio, scusa. Non devi scusarti. Quello che hai detto significa molto per me. A volte mi sembra di non fare abbastanza. Non pensarlo nemmeno. Dopo aver perso i miei genitori e zio Ben, non so proprio dove sarei finito senza di te. Neanch'io ce l'avrei fatta da sola, Peter. Volevo solo che tu lo sapessi. Zia May, io non so cosa dire. Oh,
me. Il signor Lee ha bisogno di me. Devo andare. A presto, tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, May. Cara zia. Zia. L'arma catena. Mannaggia. Attenzione, civili bloccati all'interno dei loro veicoli a seguito di una collisione. Agenti alla caserma dei pompieri, rispondete. Eccolo qui, ve l'avevo detto. Sono caduto giù come un sacco di patate. Che sarà successo? Me lo dite solo voi. Sto perdendo la pazienza. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Qui ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier. Altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono la uccideranno. Devo agire in silenzio. Ma questo è quello di... Non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. In questo luogo... Devo fare rumore. Non posso allertare gli altri. E ora stiamo facendo in modo stealth un po' il tutto. Finalmente. Sembrano comodi avvolti nella ragnatela. Sì. Comodi. Insomma, hanno queste persone in ostaggio che... Cioè, queste persone... Questa persona in ostaggio che non serve è affatto una tela dall'alto. Buona. No! Cavolo! Sbagliato. Oh! Ma come parlano? Ma è cinese. Siamo lì. Ok. C'è un'altra donna. Ve l'assicuro. Deve avere lei il dossier. Se qui c'è qualcuno, dov'è? Voilà. Bene. Ok. Fantastico. E quello cos'è? Ma è una macchina fotografica. E di chi è? Sono sicuro appartenga. Fermo. Amico, se avessi una moneta per ogni fermo. Vabbè. Ehi, Pete. Cioè, che caspita. Vabbè. Che ci faceva qua? Che cosa ci fai qui? Quello che fai tu. Lavoro. O almeno. Ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. A rischio che te la scassava. Per coprire una rapina per il Bugle. Beh. In realtà, Robin non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Wow, sono proprio curioso. 15 minuti prima. Ma vedi che cavolo è successo. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson. Scriverò un pezzo sulla sta di Fisk. Salve. Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no. Temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo. Mi scusi. Inoltre, sembra la voce della doppiatrice di Ellie, di The Last of Us, ma... Ehi, Craig! Ho controllato... No, mi spiace, cioè, che... Ce n'ho scritto un po' su Wikipedia, però... Non lo so, magari il pezzo sull'espressionismo. Ci assomiglia, però. A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig... Non importa, tutto ok. Cominciamo. Dove dovrebbe selezionare la lingua, premere. Dice.
Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. D'accordo. Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Iniziamo dal pezzo forte. Un Kakiemon Baku unico nel suo genere. Magnifico. Bello. È un Mifune. Esatto. Il signor Fisk ha un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Questo l'avevo già fotografato. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No. No, certo che no. Non che io sappia. Vabbè, tu proprio, o non sai niente, molto probabilmente non vuoi dire niente. Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da te cerimoniale. Ho un amico in Polina mano, lui ti faccio pensa una che foto. Fisca si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io non sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo, mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. Come mi devo mettere qui? È proprio sicura di non voler dire niente riguardo le attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori... Facciamo un altro per sicurezza, sa? No, ma così stava girata! Aspetti qui. Non chiuda gli occhi, si gira. Non se ne vada! Oh, manco fossero i paparazzi. E non dovrebbe essere qui. Scatto una foto. Fatto. Craig, ti richiamo dopo. Ne ho fatte delle foto. Mia cara, credo sia ora di salutare. Aspetta che faccio la foto, sì, alle bottiglie. Potrei usare un attimo il bagno? Certo. Ma sì, visto che ne approfitto, ho fatto faccio anche le foto al bagno. È una galleria splendida. Senza dubbio, ma non aspettate che queste sono belle. Il bagno è dietro. Che bottiglie sono? Che vino è? Certo. Torno subito. Aspetta un attimo. Ma anche se bottiglie, aspetti un attimo. Andrò al bagno però. Anche bicchieri, ma dove devo andare? Ah, è vero, da quell'altra parte. Scusi, avevo sbagliato strada. Ah, aspetti un attimo. Una foto per sicurezza, va. Facciamone un'altra per sicurezza, che prima era venuta di spalle. Questo sta dicendo, ma sta andando avanti e indietro. Oh, foto agli scatoloni. Scatoloni belli. Ok, che faccio un salto. Ah, le tende. Ma questo me le devo comprare. Ok, basta fare le foto. No, volevo fare la foto al secchio là con l'acqua. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché io no. Perché il giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Fatti i capperi tuoi. Nella stanza privata. Se ho posso fare le foto. Statua, ne uscirà una storia sensazionale. No, mannaggia, volevo fare la foto. Se non è la tua giornata. Non ho fatto casino. Queste sono le bottiglie che ho fatto la foto. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo su Investigativo. Su due piedi. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cara madonna. Magari con una bella spaduccia, certo, qui. Che è una minaccia. Una bella catena. Mo' avanti e indietro. Se ne vada. Se no ne faccio un'altra foto. Via, via. Via. Prima che mi vede. Apri la porta. Ma non vedi la porta aperta? Scusa, no. Fisco lo usava per nascondere. Ma l'ha chiusa. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Come si fa? Come si fa? Vediamo un po'. Si possono fare le foto? No. Forse ci sono altri. Dietro di loro c'è il mio. Ma sembra diverso. Diverso nel senso di posizione? Ha qualcosa in mano. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Oh madonna, già so che ci metterò forse tre anni. Questi pezzi si muovono. Oh, bocca chiusa.
a bocca. Ok. Palmo destro, se non sbaglio così. Aspetti un attimo, Non si muova da lì. Braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Sì, grande. No. Ci sono. A un tratto l'ho fatto così, a cavolo. Manca solo un pezzo. Ah, ok. È vero, l'arma. Solo che ora mi sembra di averle già viste. Quella non credo sia, questo nemmeno. Questo è troppo grosso, non credo. Questo sembra un peso della palestra. Penso sia questo, almeno assomigliava a questo. Prendiamo un po', dovrebbe essere questo. Perfetto. On. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe? Qua vorrei saperlo anch'io. Solo che l'altra cosa che vorrei sapere. Eccoli qui. Ah, questi sono i tipacci di prima. Cioè che avevamo visto, scusi, nei panni di Spider-Man. Non può! Ci mancava. Ok, abbiamo capito che questi sono violenti. Là dentro. Non hanno buone intenzioni, eh? Almeno su di noi. Non ne hanno proprio. Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ma forse ha cambiato profumo. Ah, concentrati, Pete. Sì, sì, certo. Devo togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. Ok, cerchiamo di fare... Almeno, io devo cercare di fare... tutto in silenzio, perché sennò qua la cara signorina. Vieni, caro. Ciuff. Come te piglio. Proprio per non avere molte persone da badare. Ok, la stanza è libera. Ehi, me la ricordo. Oh. Come la chiamava Fisk? Ma che cazzo? Che è successo? Sì. Perché ha avuto danno? Non lo so. Fermi! No. Via! Oh. Prendere ostaggi è da vigliacchi, ragazzi. Perché le vostre mani brillano in quel modo? Ma siete che cavolo, fantastici. Ne so io. Non ho mai combattuto un fantasma. Oh! È una volta. Certo, aia! Ho combattuto vari spettri prima d'ora. Ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro? E noi, per esempio, stiamo diventando degli spettri, se proprio lo vuoi sapere. Ah, più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra energia. Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Madonna. Oh. Ah!
cioè proprio non avere danno è una parola. Come arriva il moschettiere? Ah, sei serio? Dove scappi? Eh no! Esercizi cardio? Fatti! Sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui oggi. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Quando mica è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Beh, visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale, di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati, che ne pensi? Beh, che siamo a New York. E tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che la Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry e... Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma... forse è così negativo. Insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so... dei soldi, le chiavi, i regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. Mi sa tanto che proprio per questo motivo, no? Bello vedervi di nuovo insieme. C'è. Siete sempre stati i miei preferiti. Vabbè. Ciao. Buonanotte. Cioè, ha fatto il cameo addirittura qui. Ditemi voi. E vabbè. Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schultz ci sia ricascato. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena.
Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Vabbè, ma noi questa missione la faremo nella prossima puntata, cari ragazzi. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete fatto. Bella, ragazzi. Richiesti agenti a Central Park.